Funziona? Sì. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio la borsa di Preston per averci data questa bellissima opportunità di parlare in questa straordinaria, in questo straordinario luogo. Parleremo di Egitto. Abbiamo un ospite d'eccezione, il direttore del più importante museo egizio d'Europa, uno dei più importanti del mondo, anzi il secondo museo egizio del mondo, il Museo di Antichità Egizie di Torino. Dunque, noi in Italia abbiamo il secondo museo egizio più importante al mondo, dopo quello naturalmente del Cairo. Il direttore Christian Greco è ormai a Torino da sei mesi e ha l'entusiasmo, lo spirito e la forza, anche perché è molto giovane, per rinvigorire questo straordinario museo e farlo conoscere un po' a tutti, perché parlando prima gli dicevo: Christian, il museo non è conosciuto in Italia, cioè ci sono, quanti di voi sanno che a Torino c'è il più straordinario museo egizio d'Europa e dell'Occidente? Pochi, credo. Lui ha detto: non è vero, devo oppormi, è una cosa che non posso dire, non voglio ammettere, però io ti rilancio questa provocazione. Bene, allora non è vero, posso partire da un dato: il Museo Egizio di Torino è passato da 150.000 visitatori prima delle Olimpiadi a Torino, quindi nel 2005, ai 650.000 oggi, è il settimo museo più visitato d'Italia, uno dei 20 musei più importanti al mondo per numero di visitatori, e TripAdvisor ci ha dato molto piacere, l'ha segnalato come uno dei luoghi che non si possono mancare quando si visita in Europa, quindi la consapevolezza sta cambiando anche un altro tipo di fruizione. Quest'estate per la prima volta abbiamo documentato che il numero di stranieri era superiore agli italiani. Mi sono successi anche degli aneddoti divertenti, perché passando per le sale vedevo delle famiglie olandesi, io arrivo da un'esperienza di 17 anni in Olanda, che guardando un papiro del Libro dei Morti dicevano: questo è il capitolo 125. Anch'io gli ho corretti, ho detto: no, il capitolo 110, parlando in olandese. Poi mi hanno detto: ma lei parla così bene l'olandese, è una guida olandese. Ho detto: no, sarei il direttore di questo museo, sconvolgendoli un po'. Però abbiamo olandesi, abbiamo francesi, abbiamo inglesi, abbiamo tedeschi, e sta crescendo. L'attenzione pure sta crescendo, perché mi è capitato, tornando da Copenaghen, di leggere l'In-Flight Magazine della KLM, e nella prima pagina c'era scritto Egypt in Turin. Però involontariamente mi stai dando un po' ragione quando dico che noi italiani invece lo conosciamo poco. Allora, noi italiani lo conosciamo, ma lo conosciamo, ed è una battaglia che adesso sto percorrendo, cioè il Museo Egizio di Torino viene visitato dai bambini, si visita in quarta elementare, perché in quarta elementare si studia la storia egizia, e in genere si pensa che poi non valga più la pena andarci. Io quando incontro i torinesi a cena e dico: venite a trovarmi al museo, mi rispondono: ma ci sono già stato in quarta elementare, perché l'idea che il museo sia una cosa polverosa, stantia, che non cambia, per cui se l'hai visto una volta... Allora, un po' polveroso lo è, anche perché nasce nel 1824. 24, sì. Dunque, è una lunga storia, sappiamo tutti, comunque dovremmo sapere, che se non ci fosse stato Napoleone non avremmo avuto l'egittologia. E il museo di Torino è un museo che nasce sull'onda di questo straordinario entusiasmo scatenato dalla campagna di Napoleone. Forse ti correggo ancora, prego, un attimo, prego. Perché è vero, cioè, Napoleone è fondamentale della cartina di Torta del Sole, ma in realtà il Museo Egizio di Torino esiste perché noi abbiamo un reperto che è la mensa esiaca o tavola bembiana, che con l'Egitto c'entra poco, a parte essere egittizzante, perché è un pezzo fatto a Roma all'inizio del secondo secolo d.C., egittizzante, i geroglifici che ci sono non sono leggibili, che il cardinale Bembo nel 1628 dona a Torino, e nel pieno XVII secolo a Torino si crea l'egittomania.
Il sovrano di Torino nel 1758 spedisce Vitaliano Donati